Grazie Presidente. Allora io vorrei fare una proposta, la mia è una deformazione professionale da architetto. Consiglio a tutti i consiglieri della maggioranza, a tutti coloro che sono d'accordo su questa mozione, di costruire un muro tipo quello di Berlino intorno a Regione Lombardia, perché è veramente pericolosissimo portare i figli di una famiglia naturale in vacanza fuori dall'Italia in Europa. Pericolosissimo, perché nel resto dell'Europa, signori miei, pensate, l'avete anche scritto nella mozione, riconoscono orrore, riconoscono le coppie di fatto, riconoscono le unioni omosessuali e ritengono che quando due persone si amano e hanno dei bambini, questo sia di fatto una famiglia. Allora, forse il fatto di costruirsi un muro intorno e di mantenere quella che è un'evidente chiusura nostra, e qui qualcuno parlava di ipocrisia, l'ipocrisia imbarazzante, quella che imbarazza noi, è quella delle famiglie naturali cattoliche, e ce ne sono tantissime, che poi fanno delle porcate incredibili avendo amanti e facendo di tutto e di più, ma nell'interno logicamente della famiglia del Mulino Bianco, e questo lo sappiamo e lo vediamo quotidianamente. Non venitemi a parlare del fatto che un matrimonio fra un uomo e una donna con due figli tuteli la serietà di intenti e venga portata avanti una famiglia senza mai alcuna ipocrisia. Mi dispiace, scusatemi, ma io di famiglie naturali ipocrite ne vedo tantissime. Allora, per cortesia, diciamo, cerchiamo di dire le cose come stanno. Colleghi, consentite alla consigliere Macchi di proseguire il suo intervento. Prego, consigliere. L'uomo della strada le vede certe cose. Che senso ha fare, definire la famiglia naturale? Ma tutte le famiglie sono naturali, sono costituite naturalmente da persone che si vogliono bene e che desiderano avere figli, se hanno figli. Che cosa facciamo? Allora, la consigliera Brianza diceva non c'entrano niente le famiglie monoparentali, non c'entrano. Come non c'entrano? Ma come non c'entrano? La famiglia è famiglia. Ma caspita, ma stiamo scherzando? Non c'entra la famiglia monoparentale? No? Ma stiamo scherzando veramente? E questo non sarebbe discriminatorio? Cioè, io arrivo bambino da solo, figlio di una madre che mi ha voluto, o figlio anche di un padre. E certo, e poi faccio la festa della famiglia naturale, padre e madre, se io non ce l'ho, che cosa facciamo? No, la festa della famiglia naturale non è la mia, scusatemi, andate a festeggiare da un'altra parte. Tu bambino no, tu bambino sì, tu puoi festeggiare, tu assolutamente non se ne parla. La festa della famiglia è la festa della famiglia, per tutti. C'è? No, non c'è il Family Day. E che senso ha? Che cosa vuol dire la famiglia naturale? Cioè, che cosa vuol dire? Che senso ha? Questo veramente è ma un retaggio, ma più che medievale. Più che medievale. Io sono veramente esterefatta e sono ancora più esterefatta quando il consigliere Romeo mi parla di presa di dare la consapevolezza ai bambini. Ma è fondamentale che i ragazzi fin dall'età infantile abbiano una consapevolezza della propria sessualità, di come si è internamente. Ma dobbiamo smetterla di non parlare di quella che è una realtà. Noi parliamo della realtà.
Ma caspita, se l'Organizzazione Mondiale della Sanità, scusate però, dimenticavo che la Lega Lombarda ne sa molto di più dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, scusate, è vero, noi qui lo sappiamo. Allora costruiamoci il muro, torniamo al tema del muro, così almeno ci teniamo le cose dentro qui in Lombardia, vero? Tra l'altro in questa mozione, come ci si caccia sempre, una bella premessina sul fatto che i genitori possono mandare i loro figli alle scuole private, paritarie, c'è dentro anche questo, c'è di tutto, ci avete cacciato in questa mozione, qualsiasi cosa, non ce l'ho messa io, ce l'avete messa voi, scusate, è inutile che dite oh, ce l'avete messa voi, non dovevate mettercela, che ci azzecca? Adesso spiegatemi, che cosa c'entra? Le istituzioni devono provvedere allo stanziamento di pubblici sussidi al fine di garantire ai genitori un'effettiva libertà nella scelta della scuola. Mi spiegate bene, perché sinceramente io questa cosa non ho capito. Consigliere Macchia, invito a concludere, siamo a 6 minuti. Va bene, dichiarazione di voto. Allora, la nostra dichiarazione di voto è che, visto che qui è stato dichiarato dal nostro assessore Cantù, è stata ancora tirata in ballo la normalità da chi è normale, e questo veramente lo troviamo allucinante, perché che si debba parlare ancora, che un assessore ci parli di normalità e di diversità, lo troviamo veramente scandaloso. Allora, noi tuteliamo la diversità di ogni essere umano da ogni altro essere umano, e per questo noi usciremo in sede di voto. Grazie.